Ieri, 10 gennaio 2022, si è tenuta la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi, durante la quale egli ha addossato la colpa del fallimento del suo governo in merito alla gestione dell'emergenza sanitaria a coloro che hanno deciso liberamente di non farsi inoculare il siero magico. Dopo un anno di campagna vaccinale, i casi di positività al virus, per dirla alla Di Maio, sono saliti alle stelle, superando i 200.000 al giorno. Secondo i dati del Ministero della Salute, i vaccinati sono più del 90%, ma la colpa dei contagi è di quel 10% che dal 6 dicembre 2021 è chiuso in casa e va solo a lavorare con il tampone negativo. Mentre tutta Europa va verso l'allentamento delle restrizioni, da noi vengono aumentate di giorno in giorno. Sarà forse dovuto al fatto che abbiamo il governo dei migliori? Dopo il decreto numero 1 del 5 gennaio 2022, che ha introdotto l'obbligo del siero per chi ha più di 50 anni, la maggioranza comincia a traballare e le elezioni anticipate si intravedono all'orizzonte. Vorrei farvi sentire l'analisi che fa l'onorevole Francesco Sapia, eletto con il Movimento 5 Stelle e passato poi nel gruppo misto L'Alternativa C'è, dopo la nascita del governo Draghi. Ecco la sua prefazione al video. L'obbligo del siero per gli over 50 ammazza la Costituzione e nasce da un piano diabolico sul Covid che spiego in questo video. Si sono venduti il popolo italiano per il voto sul Presidente della Repubblica e per compiacere le Big Pharma. Ascoltate e condividete al massimo. Cari amici, buon pomeriggio. Il governo del Drago ha imposto l'obbligo vaccinale dai 50 anni in su. Per il resto non ha previsto lo smart working dei dipendenti pubblici, la chiusura delle scuole o misure per la sicurezza nelle aule. C'è da dire anche che sulla cura dei malati Covid il Drago e i suoi draghetti asserviti non hanno fatto un amato pifero, così come per l'assistenza sanitaria degli anziani. La storia è questa. Chi non accetta di farsi bucare paga il multone fino a 1.500 euro. Se invece non lavora, viene sanzionato dall'Agenzia delle Entrate, che gli prende ben 100 euro. Nel frattempo i tamponi molecolari costano una fortuna, mentre il generale Figliuolo guarda le nuvole. L'obbligo da 50 anni è stato fissato senza alcun dato scientifico, ma dietro c'è uno scopo preciso. Se ne fottono degli eventuali effetti a lungo termine su adulti e anziani. Nel dubbio esentano dall'obbligo la forza lavoro del sistema capitalistico, dunque gli schiavi da spremere per arricchire i ricchi e aumentare le povertà. Dopo tutte le puntoline magiche, i contagi hanno sfondato il muro dei 200.000 giornalieri. Nel frattempo Brunetta sta seduto sulla poltrona e ci dorme con 7 cuscini. Il banchiere non parla, Speranza si è chiuso in convento e PD e 5 Stelle recitano il silenzio degli innocenti. I migliori se ne fregano dei bambini, se avranno danni dal siero benedetto saranno guai loro e dei genitori. Intanto la libertà dipende dal vaccino, o ti fai il buco o non vai da nessuna parte, non lavori e non fai mangiare i tuoi figli e non hai soldi per pagare le bollette e le tasse. I ristori delle attività chiuse sono finiti nella cantina del Drago e la Costituzione è diventata ormai carta straccia. È chiaro a tutti, cari amici, che l'obbligo vaccinale è incostituzionale, ma l'hanno fatto con un decreto legge che vale per 60 giorni. Aspetteranno le elezioni del capo dello Stato e poi faranno cambiamenti perché saranno tutti in campagna elettorale per le prossime politiche. In pratica si sono venduti il popolo italiano per i loro sporchi giochi di potere. L'unica possibilità che abbiamo per fermarli è condividere queste verità sui social. Fate girare la palla perché qui bisogna incazzarsi e chiedere il conto. Noi di Alternativa continueremo a lottare in Parlamento, a denunciare queste porcate, ad aprire gli occhi al popolo sovrano. Ma qui c'è da lottare tutti assieme. Secondo l'onorevole, questo è l'ultimo colpo di coda, prima della caduta del governo e delle restrizioni imposte fino ad oggi. Si prospetta a breve una nuova campagna elettorale, durante la quale i politici in carica si trasformeranno tutti nel buon samaritano. Se così fosse, cerchiamo, almeno per una volta, di non avere la memoria corta. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.